Ragazzi, buonasera. Secondo video di giornata, per chi volesse sostenere il canale, iscrizione gratis, un clic gratis e campanellina. Arnautovic, avevano scritto sulla stampa, su tanti giornali, avevano anche detto in TV che Arnautovic, parlo a chi diceva Giuse, ma non puoi dire ai giocatori che sono fuori dal progetto. Non è vero, perché altrimenti ti devi andare a riguardare, come ho detto qualche giorno fa, quello che disse Marotta ad Eriksen davanti ai microfoni. Eriksen è fuori dal progetto. Parole di Marotta. Quindi calma, si dicono queste cose come? Perché se te vuoi far fuori un giocatore, lo dici davanti ai microfoni, come Marotta fece con Eriksen, perché Marotta non sapeva più come gestirla. Perché, nonostante fosse il miglior centrocampista della Premier League, all'allenatore non piaceva. Sono cose che succedono nel calcio. Non voglio criticare Parrucca. Sono cose che succedono nel calcio. Quindi Arnautovic era già stato avvisato fino a qualche ora fa che era fuori dal progetto. Ora lui ha accettato di fare la quarta punta. Non bisogna fare polemica in un momento così difficile e transitorio, perché questo è un momento transitorio per la storia dell'Inter. Però io vorrei capire una cosa. Prima gli avete detto che è fuori dal progetto. Ora lui rimane perché accetta di fare la quarta punta. E sorge la mia domanda, ma l'anno scorso cos'era Arnautovic? Non era la quarta punta? Perché la terza era Sanchez. Dici Giuseppe, Giuseppe rimane, li fai girare. Se glielo può anche girare Arnautovic, se si regge in piedi. Io l'anno scorso, in maniera così ironica, lo chiamavo Margheritoni. Ve lo ricordate, l'allenatore del pallone? A volte in campo Arnautovic sembra Margheritoni. Giuseppe, ma il segreto è farli girare. Sì, lo faccio girare in Champions League Arnautovic, io lo devo mettere in Champions League, un giocatore che ormai il meglio lo ha già dato, ha un'età importante, ha un fisico importante. Cioè, poi Arnautovic è un giocatore che non è che tu che lo puoi fare entrare 10 minuti come faceva Pippo Inzaghi fino a 37 anni. Arnautovic è un giocatore che ha bisogno di allenamenti e ha bisogno costantemente di giocare. Capito qual è il discorso? Quindi rimane lui. Quindi, quindi abbiamo Lautaro Martinez e Thuram ad oggi. Io sicuramente mi auguro che arrivi un acquisto. Ad oggi abbiamo Lautaro Martinez e Thuram, che tra europei e Coppa America non sono mai fermati. Dobbiamo sperare che riescano a tenere una mole di partite come hanno fatto l'anno scorso. Teniamo Arnautovic quarta punta, Taremi sarebbe la terza punta. E la quinta punta chi è? Quel bambino che hanno preso ora? Perché a questo punto cercano una quinta punta. In base a quello che stavano dicendo ora, se è vero, ve lo è Dio o no, però calmo, calmo, calmo. Non perché io parlai di Carboni 2 anni fa, perché lo vedevo giocare e mi innamorai di questo ragazzino, vederlo giocare in primavera, perché era fuori categoria in primavera Carboni. C'è una cosa che non capisco, magari ditemi anche voi cosa ne pensate. Confrontiamoci. Se te valuti Carboni, come dicevo la mia amica Tiziana, e saluto, se te valuti Carboni 40 milioni, cosa stai dicendo? Stai dicendo che hai tra le mani un fenomeno, giusto? Che altrimenti non lo valuti 40 milioni. Allora, perché lo sbologni all'Olympique Marsiglia 1 milione invece di tenertelo? Perché non rientra nei piani tattici dell'allenatore, ma in un momento del genere dobbiamo tutti adeguarci a questa situazione. L'allenatore dovrebbe adeguarsi a Carboni, perché l'allenatore ha già dimostrato di aver cambiato ruolo a diverse persone. In primis a Calhanoglu. Calhanoglu ha fatto diventare lui un play. Carboni lo poteva inquadrare in un'altra maniera, magari. Perché molti stanno dando la colpa a Inzaghi della non permanenza di Carboni, ma io parlo così. Questa è un'operazione che non capisco. Se te lo valuti 40 milioni, cosa lo dai a fare via per 1 milione? Ammesso e concesso, poi
i miei dubbi io che l'Olympique Marsiglia lo riscatti. Non è un giocatore suo e bisogna vedere quanto lo fa giocare. Perché quando te dai un giocatore in prestito e il cartellino fondamentalmente è come se fosse l'Inter, lo ha dato a 1 milione, ma ce l'ha l'Inter, no? Sotto la lente di ingrandimento, sto ragazzo. Se te dai un giocatore che non è tuo, un'altra squadra, o è un fuoriclasse o altrimenti non gioca. Perché? Perché la squadra, faccio un esempio, all'Olympique Marsiglia, Carboni, o dimostra di essere fortissimo, di fare la differenza, altrimenti non gioverà. Perché? Perché l'Olympique vorrà far crescere, far alzare la valutazione di un calciatore suo, non di un calciatore di un'altra squadra. Funziona così nel calcio, lo sapete benissimo. Te mi dai in prestito un giocatore che so che tanto te lo riprendi, io te lo faccio giocare se è forte e mi fa la differenza in campo, perché anche se è un po' più forte di un giocatore mio, io faccio giocare il giocatore mio, faccio salire la valutazione del calciatore di mia proprietà, ed è per quello che io ho capito, non mi piace questa cosa di Arnautovic, non mi piace per nulla e penso di avere la libertà di poterlo dire. Lo dico tranquillamente, non mi piace. Attenzione, poi, riallacciandomi a un discorso che ho fatto qualche giorno fa, attenzione alle parole di Darmian, non so se l'avete sentite. Darmian dice in Italia, le parole di Darmian sono state qualche ora fa: in Italia è difficile riconfermarsi. Vedi il Napoli. Queste sono le parole di Darmian. Quindi è vero che noi siamo i campioni d'Italia. È vero che l'anno scorso l'Inter, rispetto alle altre, sembrava quasi che stesse giocando un altro sport. Sembrava di giocare alla PlayStation a vedere giocare l'Inter. Sono d'accordo con voi, ma attenzione perché Milan si sta rinforzando. La Juventus si sta rinforzando, la Roma si sta rinforzando, noi abbiamo dei giocatori cardine un anno più vecchi e non da 28-29, da 34 a 35 e da 36 a 37. Attenzione, per me la va rimpolpata questa squadra, almeno di due elementi, perché altrimenti si rischia. Ti ripeto, Giuseppe, ma se rimane Arnautovic, me l'hanno detto in chat, il segreto è quello di farli girare. Sì, quindi io vado a giocare in Champions League con Arnautovic. È uno dei due titolari che non riposa mai. Quindi giocano sempre tra campionato e Champions. Oppure vado a giocare con Arnautovic e Taremi, va bene. Ma è Arnautovic il problema. Non capisco, sinceramente. Non lo so, che non si riesca a trovare un attaccante, cioè, per quello io vi ho detto ieri, sento parlare attaccanti da 25, Jonathan David, 25, 30 milioni, ma dove? Dove? Ma magari arrivasse, dove? Questi hanno, sembra stiano riconfermando Arnautovic, ma 25-30, poi ti ripeto, va bene tutto, però comunque i tifosi che vanno allo stadio, gli abbonamenti che costano sempre di più, cioè il tifoso ci sta mettendo soldi, come sempre, visto l'amore che ha per l'Inter, però almeno basterebbe essere chiari e non prendere in giro i tifosi. Siate chiari, dite ragazzi, quest'anno sarà così, non ci sono problemi, oppure io sono il primo a averti detto butta dentro giovani, se quest'anno non si vince pazienza, abbiamo fatto 2 annate, una meglio di un'altra, dov'è il problema? Ma l'importante è essere chiari, parlare chiaro, non prendere in giro i tifosi dell'Inter. Quelli su YouTube che parlano di 25-30 milioni per la punta, ma dov'è questa punta a 30 milioni? Perché se Arnautovic è la quarta punta, giustamente Taremi è la terza, ovviamente. Ora, io lo sapete, non stravedo per Taremi, ma tra Taremi e Arnautovic sono mica un matto. Taremi terza punta, Arnautovic quarta, e quindi cerca la quinta. Almeno non sia quel ragazzino, e già c'erano la quinta punta in casa, ma non penso. Ciao, Vite.